Quattro auto coinvolte, una persona deceduta, altre due ferite. I numeri bastano a illustrare la portata della tragedia della strada che si è consumata in tarda mattinata intorno alle 13.30 sulla tangenziale di Pistoia nei pressi dello svincolo per l'autostrada. A perdervi la vita è stato un carabiniere di 39 anni, Angelo Vivone, in servizio alla stazione di Casalguidi, dove si stava recando al lavoro, con casa a Pieragnevole, che lascia la moglie e un figlio in tenera età. Molto difficile da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto in strada, con i rilievi del drammatico incidente che sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Pistoia. Da prime testimonianze, tutte comunque da confermare, sembrerebbe che a innescare una carambola tra auto che ha dell'incredibile sia stata una Clio che dall'incrocio della Vergine si stava immettendo sulla tangenziale e che si sarebbe spostata sulla corsia di sorpasso, finendo tamponata da un'altra auto, una Peugeot. La Clio a questo punto sarebbe finita con le ruote sull'inizio della barriera Jersey, che l'ha fatta da trampolino con la macchina che ha letteralmente preso il volo, finendo per invadere la corsia di marcia che corre in direzione opposta e scontrandosi frontalmente con una Renault Scenic alla cui guida si trovava lo sventurato carabiniere, che non ha avuto scampo ed è deceduto sul colpo. La sua auto, ormai senza controllo, a sua volta avrebbe invaso un'altra corsia di marcia, finendo addosso a un'altra Clio che stava transitando. Con la Polizia Municipale sul posto sono intervenuti i carabinieri per mettere in sicurezza il traffico e impedire ulteriori conseguenze e i vigili del fuoco. Il 118 ha inviato un'auto medica e ambulanze della Misericordia di Pistoia e di Candeglia. Delle altre tre persone coinvolte, due sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Jacopo e una ha rifiutato il ricovero. La tangenziale, a seguito dell'incidente, è rimasta chiusa per ore.